Professor Iolascon, qual è il dato nazionale, ma anche se esiste quello regionale, riguardo all'incidenza dell'osteoporosi? Eventualmente l'osteoporosi è una delle malattie a maggiore frequenza nella popolazione, perché colpisce purtroppo, come altre patologie della terza età, una fascia di popolazione che si sta molto ampliando in Italia, che ricordiamo è il secondo paese con la popolazione più anziana del mondo. Quindi l'osteoporosi, che colpisce in media il 40% delle donne anziane e il 20% degli uomini oltre i 70 anni, chiaramente ha una prevalenza enorme. È veramente un grande problema, sia in termini epidemiologici medici, ma anche in termini di costi sociali, perché la conseguenza principale dell'osteoporosi è la frattura, e tra queste soprattutto la frattura del femore, che in Italia è, adesso ha una incidenza di circa 100.000 persone ogni anno che si fratturano. Nella fattispecie in regione Campania arriviamo quasi a 10.000 persone all'anno, il che significa avere una popolazione di persone che si fratturano così elevata, dei costi sociali non solo in termini di ricovero ospedaliero, che sono le fratture che devono essere operate, ma anche in termini di disabilità conseguente e purtroppo anche di alta mortalità, perché ancora oggi una frattura del femore su 5 muore entro un anno dalla frattura. Professoressa De Somma, come si può prevenire l'osteoporosi, magari facendo un'attenta prevenzione? La prevenzione va fatta in diversi modi. Innanzitutto gli stili di vita, che devono essere salutari, e quindi attività fisica, dieta con un adeguato apporto di vitamina D e di calcio. E laddove non ci siano queste integrazioni, bisogna assumere vitamina D dall'esterno. Ma accanto a questo, accanto agli stili di vita, non dobbiamo dimenticare la terapia. Oggi abbiamo a disposizione numerosi farmaci che agiscono sia sulle cellule che inibiscono la formazione ossea, cioè inibiscono il riassorbimento osseo, sia quelli che stimolano la formazione ossea. In effetti il problema maggiore dell'osteoporosi però è l'aderenza alla terapia da parte del paziente, perché è molto scarsa, quindi bisogna sensibilizzare il paziente a rispettare sia lo stile di vita, ma anche ad effettuare la terapia giusta quando necessario.